un fatturato che vale 8,6 miliardi di euro all'anno, investimenti per 300 milioni di euro e 16.000 posti di lavoro. Sono questi i numeri delle scienze della vita in Toscana, un settore che vede la nostra regione competere a livello internazionale, anche grazie a un sistema virtuoso di cooperazione e scambio tra le università, i centri di ricerca e le imprese. Le Life Science in Toscana sono state al centro della conferenza Generiamo il futuro, che per 2 giorni all'Università di Siena ha messo a confronto ricercatori, amministratori pubblici e accademici su un comparto sempre più strategico per il territorio. Abbiamo speso in ricerca sanitaria, senza che questo fosse dovuto da nessuna legge, qualcosa come 140 milioni, 145 milioni, una cifra piuttosto importante nell'arco di 8 anni. A questi si sono aggiunti fondi europei che abbiamo dato a imprese e che abbiamo dato a ricercatori per 30 milioni circa, da moltiplicarsi almeno per 3 o per 4, quindi vuol dire che ci sono imprese che hanno pagato enti di ricerca nel settore delle scienze della vita. Insomma, noi pensiamo che su questo punto abbiamo portato la Toscana a livelli alti, in Italia, in Europa e francamente nel mondo. Insomma, i vaccini si fanno qui, a Firenze, l'insulina, e così via, anche per altre presenze importanti, a Lucca, la Chedrio, la Menarini che sta riprendendo ad investire, io di questo senz'altro ringrazio. La Toscana non è solo la Toscana delle bellezze artistiche, è anche la Toscana del lavoro intellettuale, della scienza, della ricerca che viene assorbita nella produzione. A me piacerebbe molto, ecco, che si potesse chiudere la legislatura con un ufficio brevettazioni, perché spesso abbiamo la sensazione che tanta ricerca che viene svolta in questo settore si disperda, si propali perché non viene tutelata, brevettata. Per favorire la crescita delle life science, dal 2010 è operativo il Distretto Toscano Scienze della Vita, cluster regionale che aggrega tutti i soggetti pubblici e privati che operano nelle biotecnologie, nel farmaceutico, nei dispositivi medici, nella nutraceutica e nella cosmoceutica, un settore che lavora in sinergia con il sistema sanitario toscano e contribuisce ad alzare il livello delle cure a disposizione in Toscana, su cui la Regione ha investito in modo deciso. Dal 2010 abbiamo finanziato oltre 270 progetti con un investimento di oltre 110 milioni di euro, è in uscita un nuovo bando di 22 milioni, quindi risorse che siamo riusciti a reperire sia attraverso i fondi europei, sia attraverso fondi statali che attraverso fondi regionali. Un investimento imponente che però ha dei ritorni importanti. Voglio ricordare che ciò che facciamo su questo territorio, anche sotto il profilo della ricerca e ciò che riusciamo a produrre sotto questo aspetto, resta anche di proprietà del nostro territorio perché abbiamo costituito anche un ufficio brevetti che ci consente di tenere i risultati della ricerca su questo territorio e di svilupparli ed utilizzarli primariamente a vantaggio del nostro territorio. A Siena, sede Toscana Life Science, il gestore del Distretto delle Scienze della Vita, un ente no profit che è stato promosso anche dalla Regione e che in 10 anni è cresciuto molto, trasformando le idee innovative in imprese e attraendo risorse anche dall'estero. All'interno della nostra struttura operano più di 320 persone, con 42 tra aziende e gruppi di ricerca tra incubati e affiliati, e abbiamo fatto proprio da poco un conto che negli ultimi 10 anni siamo riusciti a generare, a trarre sul territorio oltre 170 milioni di investimenti. Quindi devo dire che anche da quel punto di vista le cose stanno andando molto bene e il nostro è un soggetto che, nell'ottica di quello che si diceva prima, può ulteriormente aiutare e facilitare questo dialogo fra il mondo del pubblico e quello del privato. In Toscana ci sono 15.000 addetti nelle scienze della vita e di questi circa 5.000 si trovano solo a Siena, dove c'è una tradizione importante di ricerca e investimento nelle life science. La Regione Toscana riconosce Siena come un centro di eccellenza, sulle scienze della vita grazie alla presenza dell'università, della tradizione dei suoi corsi di laurea, dei suoi dipartimenti, grazie alla presenza della Fondazione Toscana Life Sciences e alla presenza di tutta una serie di imprese grandi e piccole che lavorano sul tema delle scienze della vita. Queste imprese sono l'esempio vivente di come
la ricerca e i risultati della ricerca svolta in laboratorio possono essere trasferiti in attività produttive, possono essere trasferiti in attività imprenditoriali e quindi in posti di lavoro.